Come state? Andiamo in un video accumato a macchinista, in macchina, diciamo, un momento di attesa. Volevo parlare di un tabacco che ho appena finito, ultima carica in pipa. Ovviamente non ve lo posso far vedere, ma insomma, eccolo qui. Hollow the Wind, serie British Collection di Rat Race. Vediamo che dice. Tabacco mixture basata sul Virginia Kentucky, curato a fuoco con un peric a completare la mixture. È un tabacco sostanzialmente lavorato a ribbon, ma con un suo sfociare by hand into a broken flake. In effetti ci sta. È effettivamente un taglio, ripeto, non posso purtroppo più farvelo vedere, ho l'ultima carica in pipa, ma è un tabacco a taglio ribbon molto grossolano. Quindi alle volte ricorda un broken flake. Umidità adatta, si fuma da subito, ma con l'accortezza di non essere un tabacco che va particolarmente scaldato, produce parecchia acqua ruggiola, forse proprio per questa sua composizione più anche attendente al broken flake. Tolte questi convenevoli, è un tabacco di cui si dice, tanti vibratori, poche recensioni italiane, ce n'è una del di Aldo Luigi Masciocchi, Smoking Island praticamente, forse l'unica video in italiano, però ce ne sono tante a livello internazionale. Devo dire che è un tabacco che tante volte mi è capitato di parlare con persone e tutti hanno avuto un'ottima impressione, tanto che per qualcuno è addirittura una miscela perfetta. Ora, se sia la miscela perfetta io non ve lo so dire. Certamente è una delle migliori miscele Rat Race. Nei naturali di Rat Race, forse nella mia top 3. Devo dire che veramente è stato un buon tabacco. Eccellente, io non l'ho trovato eccellente. Qualche difettuccio gliel'ho trovato, ma è un buon tabacco che assolutamente mi sento di consigliare di provare, benché la latta, come vedete, è di questo formato da 100 grammi, anche se io l'ho presa in Germania, non l'ho trovata da 50, so da immagini che girano sul web che esiste, non so in che paesi è commercializzata anche da 50. In Italia è da 100 e vi costa circa 40 succhine. Conveniente se vi piace, una bella sola se non vi dovesse piacere. Ora, abbastanza difficile che non vi piaccia, però potrebbe non particolarmente incontrare i vostri gusti. Nome molto interessante, Hollow the Wind, che sembrerebbe prendere il nome da una novella, da un saggio di Walter Scott, La bella fanciulla di Perth, se non sbaglio, la quale sembrerebbe che avesse fosse dotata di una forza insolita. Molto interessante, quindi, questa diciamo denominazione che riprende un po' la saggistica letteraria britannica, e devo dire che non so se è una forza quella che è insolita, non è certamente la forza quella l'elemento che caratterizza questo tabacco, per me non lo definirei un tabacco forte in nessun senso, né come forza di sapori non lo è, né come forza di nicotina non lo è, un tabacco posizionato a metà, 2.5 più o meno direi su una scala da 5, quindi un tabacco che ha il suo corpo ma difficilmente vi stronca, anzi molto difficile, a meno che non abbiate una mangiate davvero molto poco. Mi è capitato anche di fumarlo ripetutamente in più diciamo una fumata dietro l'altra, devo dire non mi ha mai dato fastidio particolarmente, è arrivata magari a darmi un buon senso di riempimento, ma fastidio realmente no, quindi non direi che è un tabacco proprio di forza, questo no.
che però sia un tabacco molto interessante è vero, come è vero, e mi trovo d'accordo con tante recensioni, comprese quelle dei Masciocchi, che è un tabacco che effettivamente per tanti è più che altro un Virginia condito, e effettivamente ci sta, perché questo tabacco, sin dall'olfatto, in cui restituisce tutti i canonici odori principalmente dei Virginia, al primo colpo è quello erbaceo, poi lasciato un po' respirare da una nota di cioccolato e di frutta, diciamo frutta secca, sicuramente anche acceso è un tabacco che risponde principalmente con i sapori dei Virginia. La nota, il Kentucky, si può dire che veramente è non pervenuto. Vi dirò poi dove forse io penso di averlo sentito, ma non è nei suoi canonici sapori. È un insapiditore, un salinatore, un diciamo un rafforzatore di gusti piuttosto sciapi, ma non è uno sciapo in questo senso in maniera diciamo dispregiativa o come punto negativo, è proprio un voler essere un tabacco molto suadente, molto delicato, che forse nel Kentucky trova qualche nota diciamo di forza in più, ma non quelle classici. Il Pericchi invece devo dire c'è un piacevole senso di piccantezza che accompagna un po' tutta la fumata e devo dire che la rende molto molto interessante. Non è un tabacco né che evolve in maniera eccezionale, più o meno la sua gamma di sapori è quella dall'inizio alla fine, né tantomeno che ha appunto delle caratterizzazioni di sapori estremamente marcate. Però nonostante questo è un tabacco eccezionalmente equilibrato, eccezionalmente piacevole, con una tendenza di Virginia abbastanza dolci, che hanno questa piccantezza di fondo, con un'altra grossa importante caratteristica che mi è davvero molto particolare, forse è la prima volta che mi capita, che è un tabacco che dà il suo massimo. Sono i tabacchi che sono molto buoni all'inizio e poi degradano, sono tabacchi che sono sempre uguali, sono tabacchi che riescono in una parte finale, quando magari si robustisce la fumata per gli umori un po' anche dell'acquerugio o quant'altro, ma questo è un tabacco che ha il suo momento perfetto a metà, dai 15 minuti, quindi dopo un po' che l'avete acceso, quando i sapori sembrano davvero molto blandi, ecco lì che un po' si accende, comincia a restituire un insieme di sapori molto classici, soprattutto quelli dei Virginia, e li tiene in maniera molto costante, accompagnati da questa piccantezza, fino più o meno ai 35-40 minuti di fumata, poi dipende in che fornello lo mettete. Sapete che io uso sempre fornelli diciamo medi, quindi è difficile che le mie fumate vadano oltre l'ora. Quindi diciamo in questa gamma di fumate tra i 40 e i 60 minuti, il top questo tabacco lo ha dopo i primi 15 minuti e prima degli ultimi 10 finali, lì ha concentrato tutto il suo massimo, nonostante debba dire che non è un tabacco che degrada mai, semplicemente all'inizio e alla fine è un po' meno saporito, al centro è al suo massimo. È un tabacco che, il classico tabacco che una volta che finite di fumare vi viene voglia di riaccendere nuovamente, perché nonostante poi non sia questa grande evoluzione, questa grande esplosione di sapori, è davvero un buon tabacco piacevole. È qui forse la sua perfezione, quella di cui si parla. Quindi magari perfetto per qualcuno in termini anche di bontà, ma sicuramente perfetto in termini di quello che riesce a dare come soddisfazione. Vi piacerà fumarlo, almeno credo, e vi piacerà riaccenderlo. Se non lo farete è per una questione di tempo, di volontà o di altro sostanzialmente, ma a me ha sempre lasciato questa sensazione, oltre al buon sapore che ha lasciato in bocca. Tendenza dolce, l'abbiamo detto, più o meno diciamo che è un buon compagno anche di tutta la giornata, proprio per non essere un tabacco troppo forte dal punto di vista nicotinico. Non ho molto altro da dirvi, ecco, forse sul Kentucky vi aggiungo solo che probabilmente nella parte centrale è quel tabacco che si attiva, aggiunge l'elemento di sapidità e consente in quella parte mediana della fumata di raggiungere la sua vetta massima, il suo momento di maggior piacevolezza. Credo, perché tendenzialmente tutte le note classiche del Kentucky, lo stallatico, legnoso, veramente non pervenute. Questa potrebbe essere il difetto, forse sì, insieme al fatto che è un tabacco che si scalda, si può scaldare con una certa facilità e soprattutto in questo scaldarsi produce un acquerugiola un po' in eccesso, quindi va fumato con un pizzico di attenzione.
consigliato, da provare, se lo trovate da dividere con qualcuno o in una team in qualche nazione europea da 50, forse anche meglio, poi se vi piace sicuramente in Italia risulta un buon tabacco conveniente. Va bene? Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!